tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. È stata rimessa a nuovo la tensostruttura distrutta dal vento, spesi 30.000 euro. In arrivo a Fano 80 tennisti provenienti da tutto il mondo per il torneo Adriatic Challenger. Eccolo il nuovo allenatore del Fano, il milanese Giovanni Cusatis, classe 67. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Era stato abbattuto da un fortunale, un brutto fortunale, qualche mese fa. Questa mattina è stato rimesso su, nuovo di zecca, si tratta del tendone del Lido, spesi 30.000 euro, vediamo. Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi quando una raffica di vento fortissima di quasi 80 km all'ora sradicò il tendone qui nella tensostruttura, lo squarciò, lo fece diventare un cumulo di brandelli. Ora finalmente dopo quasi 5 mesi il Lido ritorna ad avere la sua struttura e si riappropria di quella che è la sua fisionomia che tutti quanti conosciamo, con una tensostruttura più moderna, più resistente e soprattutto anche nuova. Il Lido finalmente si riappropria di una struttura che era un po', come dire, un neo che mancava, e quindi avete pensato bene di ripristinare le cose come stavano. Sì, abbiamo dovuto aspettare la ripartizione dei fondi, il bilancio, per cui siamo intervenuti solo adesso con una tensostruttura nuova, più resistente rispetto a quella precedente, perché la tensostruttura precedente era di tipo 2 e questa è di tipo 3, ha una resistenza doppia rispetto alla precedente alla trazione, quindi sicuramente migliorativa dal punto di vista della tenuta, speriamo che possa durare molto più a lungo, ed era una richiesta che era venuta anche da chi frequenta questi bagni, perché effettivamente è una delle poche zone d'ombra che c'è al Lido. E la ditta che ha vinto l'appalto è una ditta di Roma, Davide Bascalis, ha vinto l'appalto per 30.000 euro, compresa IVA, e quindi oggi dovrebbero finire in giornata i lavori di installazione. Il materiale ovviamente è un materiale adatto, in PVC ignifugo a doppia trama e quindi resistente ovviamente alle tensioni meglio di come lo era precedentemente, e sicuramente credo che insomma abbiamo fatto un buon servizio anche di riqualificazione di quest'area dopo i lavori che abbiamo già concluso nel mese di maggio e di giugno, appunto della riqualificazione della cavea che aveva appunto le travi che erano, diciamo, si erano rovinate col tempo, che sono state sostituite. Quindi abbiamo poi al Lido anche installato dei nuovi giochi vicino al Lido 1, che sono giochi pubblici, e quindi pensiamo di aver fatto un buon servizio alla cittadinanza. Nei giorni scorsi un gruppo di 50 giovani guidati da animatori e sacerdoti hanno partecipato al 36esimo campo missionario diocesano. Il 36esimo campo missionario diocesano quest'anno aveva come tema la misericordia. Nei giorni dal 10 al 16 luglio, una carovana di 50 giovani a bordo di pulmini si è spostata in 5 diverse parrocchie del territorio diocesano: Pergola, Mondavio, Tavernelle, Cagli e San Lazzaro di Fano, per vivere insieme alla comunità che li ha accolti i tre momenti che caratterizzano ogni giornata del campo: il lavoro, la formazione e la festa. Una giornata intensa che inizia dalle 9 della mattina con l'arrivo nella parrocchia e termina la sera alle 21 con i canti, le testimonianze ed i balli per ringraziare la parrocchia che li ha accolti. Il campo ogni anno si pone l'obiettivo di far vivere ai giovani della Chiesa diocesana una settimana alla riscoperta della fede, una settimana in cui lavorare per aiutare chi è bisognoso e più lontano da noi, una settimana per incontrare l'altro, per riscoprire la gioia della propria fede e farne dono a chi si incontra per strada nella vita di tutti i giorni.
Anche quest'anno i ragazzi della nostra diocesi si sono giocati in questa esperienza del campo missionario diocesano, una settimana di incontri, di formazione, di festa. La cosa bella che penso possiamo dire dopo questa esperienza è che i ragazzi iniziano senza conoscersi e poi, stando insieme, fanno un'esperienza di profonda unità, unione tra loro, animati dallo spirito del Vangelo. Quindi questi ragazzi in questa settimana ci hanno dato un'immagine viva di cosa vuol dire vivere il Vangelo da giovani e in chiave, viverlo in chiave missionaria. Questa è l'attenzione che il centro missionario da anni vuole trasmettere ai ragazzi che partecipano al campo e alle realtà che poi incontrano per la diocesi. Quindi siamo contenti anche quest'anno di questa esperienza e speriamo che possa essere stata per tutta la nostra diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, che è stata toccata veramente in tutte le sue parti, speriamo, dicevo, che possa essere stata un'esperienza veramente di animazione missionaria, perché tutti quelli che ci hanno visto e incontrato possano aver sentito la gioia di un Vangelo giovane, un Vangelo per tutti. Abbiamo aperto il telegiornale dal Lido, torniamo al Lido perché tornano lì i Figli dei Fiori. Diciamolo pure chiaramente, musica così bella, orecchiabile e ballabile non la faranno più. Naturalmente stiamo parlando della musica degli anni 70, sì, perché dal punto di vista musicale ciò che è nato in quegli anni, oltre a resistere al tempo, ha segnato una svolta, un cambiamento generazionale. Se si parla di musica di oltreoceano viene subito in mente la black music e i giganti della Motown Records, James Brown, Barry White, Earth, Wind & Fire. Ma quelli sono stati anche gli anni dei mega concerti, Woodstock, Central Park, Isola di Wight. E non era solo la soul music a menare le danze, anche il rock è stato protagonista. Qualche nome: Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis. Anche i grandi cambiamenti e i grandi movimenti giovanili hanno segnato quegli anni, come quelli che sono passati alla storia come i Figli dei Fiori. Per chi li ha vissuti, per chi li ha solo sentiti nominare e per chi li ama ancora, questo fine settimana a Fano sarà tutto per loro. Si invade Lido e Arzilla. Teniamo in considerazione che questo evento nacque circa 7-8 anni fa allo Chalet del Mar. Poi piano piano abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le attività. L'anno scorso ci eravamo promessi appunto di coinvolgere, oltre appunto all'Arzilla, la storica Arzilla, anche il Lido. Ce l'abbiamo fatta, una grande risposta, ma veramente forte, da parte di tutte le attività del Lido. Come vedete, in questi giorni saranno tutte super addobbate, stile hippie. E grazie a tutti quelli che hanno aderito. Il prossimo anno ci sarà la sorpresa, perché sicuramente l'evento crescerà a livello sproporzionato, sicuro. Per intanto quest'anno musica, cibo, feste, tutto in tema anni 70. Esattamente, quest'anno tutto rigorosamente stile anni 70, i ristoranti proporranno un menù tipici dell'epoca, bar prepareranno dei cocktail a base di fiori commestibili, eccetera eccetera. Il grosso sarà probabilmente durante il sabato, dove ci saranno concerti, musica e spettacoli. Abbiamo un ricchissimo programma, qui lo vedete con questo bellissimo pieghevole, dove diciamo che hanno aderito quasi tutti diciamo, i locali del nostro Lido e Arzilla. In particolare ci sono appunto il Baretto, dove il venerdì e sabato faranno delle bellissime iniziative, il Beach Bar qui del Lido, il Mocambo, dove siamo qui ospiti questa mattina, il White Bar, il Green Bar, il Bonbon, il For All, non dimentichiamo il Docks 27, il Lido 23, con la collaborazione poi appunto dei bagni Caffè Arzilla, anche il Lungomare Brozzi. Diciamo che un appuntamento a cui ci tengo molto è quello del, non soltanto perché insomma è un locale che un po' ci appartiene, ma come affetti, ma la Chalet del Mar il 23 appunto sabato ci sarà la mia band di Carta Carbone, che suoneranno solo esclusivamente musiche anni 70 in tema, e balleremo tutti scatenati, quindi partecipiamo numerosi ragazzi, perché ci saranno un sacco di iniziative. Dopo due anni torna alla Cavea del Lido la kermesse musicale dedicata ai gruppi rock emergenti di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Rispetto a due anni fa abbiamo aggiunto tre gruppi. Allora, dopo due anni ripresentate una formula ben riuscita, però con rinnovato interesse.
Sì, ci proviamo, questo è il nostro obiettivo per quest'anno, è riuscire a rifare un evento più grosso, più bello e più coinvolgente per tutti. Ecco, qual è la scelta artistica per questa edizione? La scelta artistica è far suonare gruppi che non hanno mai avuto opportunità di suonare in un palco grande come quello che forniamo noi. E secondo noi, che comunque siamo musicisti in prima persona, è un'emozione grossissima suonare davanti a tanta gente su questo palco grande, con tutto un fonico, tutto un service dietro che ti segue, dà proprio l'esperienza di un concerto, come fosse per dire uno stadio. L'appuntamento quindi è per? Al 21 luglio cominciamo alle 8 e mezza col primo gruppo e finirà verso mezzanotte. E poi il 22 stessa cosa, dalle 8 e mezza fino a serata inoltrata. Sabato si finirà sempre a mezzanotte, poi comincerà il DJ set col Cava in Flower, che andrà avanti fino alle 3, forse anche qualcosa di più. Da lunedì 18 al 31 di agosto sarà attivo un servizio bus navetta gratuito e riservato a tutti gli utenti che sono in grado di esibire il biglietto unico che consente l'ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e alla Rocca di Gradara. Le navette metteranno in collegamento Urbino, Gradara, Pesaro e Fano. Nella Città della Fortuna il punto di raccolta e di arrivo sarà in zona Pincio. Questi sono gli orari che appunto si riferiscono a questo bus navetta. Quasi un centinaio di tennisti sono attesi a Fano per un torneo che metterà in palio $50,000 al vincitore. Professionistica gli danno la possibilità comunque. Il tennis maschile di livello mondiale torna a Fano grazie ad un torneo Challenger che si svolgerà al Circolo Tennis della Trave dal 6 al 14 di agosto con un montepremi da $50,000. Anche a Fano si respirerà aria di grande tennis, quindi, visto che questa formula e il montepremi attireranno più di 80 atleti di altissimo livello, comprese anche le giovani speranze del tennis nazionale, che vedono in questa tipologia di torneo il trampolino di lancio per fare il salto nei professionisti. Un lavoro impegnativo anche per il Circolo Tennis Fanese, che sta allestendo tutto l'apparato necessario per ospitare un torneo di questo livello. Grande sforzo organizzativo, la parola proprio che viene dal cuore è grazie, perché qui bisogna ringraziare dall'amministrazione comunale agli sponsor e anche a tutto lo staff del circolo, ai soci che si sono tassati di persona per arrivare a questa manifestazione così importante, perché i $50,000 più ospitalità non ci sono mai stati a Fano maschili. Abbiamo tentato di prendere questo torneo l'anno scorso, non ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti faticosamente quest'anno e adesso intendiamo non perderlo più, quindi andare avanti su questa strada. Madrina del torneo ed in rappresentanza della Federazione Italiana, una delle campionesse di tennis italiane più amate di sempre, Lea Pericoli, famosa per la sua tenacia e caparbietà, che negli anni 60, oltre che per il suo tennis, lasciò il segno per le sue miss tennistiche rivoluzionarie. Le sue culotte di pizzo campeggiano tuttora nel museo di Wimbledon. Nell'occasione, la Pericoli ha voluto lanciare ai giovani tennisti presenti un importante messaggio di vita. Ha lanciato un bel messaggio alle giovani generazioni. Ma io mi auguro, cerco sempre di dire le cose giuste, che in fondo tutto sommato sono le più semplici, no? Io devo tantissimo al tennis, devo tutto, perché mi ha insegnato a camminare con le mie zampette in tempi molto lontani, molto difficili allora per le donne. Però io ho imparato che il tennis, non essendo un gioco aritmetico, ti dà la possibilità in qualunque momento di recuperare. A me è capitato di essere 6-0 e 5-0 e avere il match point contro e dire ma magari se vinco questo punto ce la faccio e mi è capitato di vincere, e quindi questo mi ha insegnato di fare la stessa cosa nella vita, combattere. Parole sagge. E dal tennis al calcio, perché questa mattina al campo sportivo Lello Mancini è stato presentato il nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano. Mister, prime ore, prime impressioni, primi contatti con questa realtà. Grandissimo entusiasmo e grandissima voglia di cominciare, anche se partiamo un po' in ritardo per le vicissitudini dei ripescaggi, però
buona impressione, dai, buona impressione. Quali sono le, insomma, le prossime mosse che metterà in campo? Che prospettive ci sono per i prossimi giorni? Adesso dobbiamo cercare di completare la rosa piano piano, anche perché col problema dei, dei moduli è un po' un problema. Poi cercare di partire per il ritiro, che è la cosa più importante, e poi quando saremo in ritiro piano piano inizieremo a mettere le basi per il lavoro. Mix di esperienza, mix di gioventù, insomma, quali sono le priorità che avete in questo momento? Vogliamo fare una squadra mista, nel senso tra giovani e tra virgolette vecchi. Ripeto, i giovani ti possono dare entusiasmo, corsa, voglia di fare, voglia di arrivare, e i vecchi ti possono dare consapevolezza, forza mentale in certi momenti della partita, e devono aiutare a crescere i giovani, perché è fondamentale che poi i giovani crescano. Chi viene qua, quali sono le caratteristiche che devono avere intrinseche, insomma, su che cosa lavorate? Ma ripeto, secondo me adesso è una fase che si è usata molto, però l'atteggiamento penso che poi sia quello che ti permette di poter fare tutto. Se non c'è l'atteggiamento giusto nei confronti del lavoro, nel prepararsi alla partita, nel prepararsi del lavoro settimanale, nel voler stare insieme ai giocatori in una certa maniera, diventa importante. Quando c'è quell'atteggiamento, secondo me poi si può fare tutto. Per la nostra redazione le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti. Allora, come sempre, vi ricordo il 338-4968-250, anche con WhatsApp, foto e video, mentre la mail è redazione@occhionotizia.it. Grazie per averci seguito. Buona serata.